Un saluto a Tigullio Design District. Sono Diego Vencato e sono un designer. Mi occupo di design del prodotto, di comunicazione e di direzione artistica. Il mio è un metodo progettuale che potrei definire slow food, cioè parto dai materiali, dalle tecnologie e cerco di capire qual è la domanda giusta dietro un progetto. È un tipo di approccio che si rifà alla cultura del design italiana, alla sua storia, ai suoi maestri, che con aziende e imprenditori illuminati hanno fatto conoscere un certo modo di fare progetto. In questo senso mi viene in mente quando, parecchi anni fa, ero ancora uno studente, ho avuto la possibilità di parlare con Achille Castiglione. Lui mi ha detto: sei un ragazzo giovane e so che vuoi cambiare il mondo, ma il mondo non lo cambi. Quello che devi fare è andare dalle aziende, capire i loro problemi e dare loro una mano per trovare una soluzione. Se riesci a fare questo, hai già fatto tanto. Il tema di quest'anno di Tigullio Design District è la cultura del design. E adesso, attraverso alcuni progetti, vi racconto che cos'è per me la cultura del design. Con i Guzzini, insieme a Marco Merendi, ho avuto la possibilità di affrontare un progetto molto interessante per il mondo della luce. Ci hanno chiesto di disegnare una lampada LED ricaricabile, portatile, adatta ad essere utilizzata sia in interni sia in esterni. Io e Marco abbiamo individuato un punto di partenza e abbiamo iniziato a lavorare su un'immagine iconica, quella della lanterna. La lanterna è una lampada che è conosciuta in tutto il mondo come tipologia. È utile, è versatile, la puoi portare con te. Puoi portare con te la sorgente luminosa, la puoi appoggiare, la puoi appendere e poi ha un sapore, diciamo, romantico. Doveva essere un oggetto in plastica e noi abbiamo cercato di nobilitare questo materiale, di renderlo ricco, di renderlo prezioso, ed è per questo che abbiamo utilizzato la plastica trasparente in forti spessori, come se fosse vetro. Nasce così Porto Novo, una lampada LED ricaricabile, portatile, e che nell'immaginario mio di Marco ricorda i profumi di un giardino in una sera d'estate. Un'altra bella sfida è stata la collezione Petra per Agape. Io e Marco avevamo proposto ad Agape una collezione per esterni in cemento. Il primo scoglio era trovare un cemento adatto all'ambito bagno, che quindi fosse resistente allo sporco e in questo caso anche alle intemperie, visto che dovevamo andare in esterni. E qui abbiamo incontrato Gypsum, un'azienda che lavora questo cemento da più di 50 anni e che aveva messo a punto un cemento ad alte prestazioni molto resistente allo sporco e alle intemperie. Il nostro obiettivo a quel punto era di reinterpretare il lavabo di giardino, perché non c'era una versione che avesse un linguaggio contemporaneo. Quindi, viste le caratteristiche estetiche e soprattutto tattili uniche del cemento di gypsum, abbiamo lavorato sul linguaggio espressivo fatto di superfici lisce e morbide, come se fosse una pietra levigata negli anni dagli elementi della natura. È nato da subito un lavabo, poi è nata una doccia in diverse configurazioni, un piano di appoggio e un avvolgitubo di giardino, tutto realizzato con un cemento colorato in massa con ossidi naturali e quindi perfettamente integrato all'ambito naturale in cui si doveva inserire questa collezione. Un altro progetto che mette in comunicazione interni ed esterni è la cucina che abbiamo disegnato per Elmar. Elmar ci ha chiesto di disegnare una cucina da esterni che rompesse gli schemi. Ci siamo quindi immaginati una cucina freestanding che fosse in osmosi con l'ambiente circostante. Quindi non un blocco unico, un volume pieno, ma una serie di volumi leggeri che lasciassero passare la luce e i colori dell'intorno. Questo perché il nostro focus era il rapporto delle persone con la cucina, quindi il modo in cui l'avrebbero usata, l'avrebbero vissuta e il modo in cui la cucina stessa si sarebbe rapportata all'ambiente circostante. Doveva essere un filtro.
nasce così Libera, una cucina in acciaio e cemento, su cui si possono appendere gli utensili per cucinare, che può essere vissuta da più persone e da diverse angolazioni, e su cui addirittura si possono far crescere delle piante. Un'immagine grafica forte ed elegante, in cui ogni elemento è facilmente riconoscibile per la sua funzione. Ecco che cosa intendo per slow food, qualcosa che sia immediatamente comprensibile da parte delle persone. Questo è per me il modo di vedere la cultura del design. Spero che questo racconto vi sia piaciuto. Ancora un saluto e un grazie a Tigulio Design District.